Una delle mission principali dello SPCGL è la trasmissione della memoria alle giovani generazioni e questo noi lo facciamo attraverso i rapporti con le scuole, portando ai ragazzi testimonianze e racconti di storie passate anche molti anni fa, anni prima che loro nascessero, ma episodi e vicende che hanno condizionato e condizionano ancora pesantemente la storia del nostro paese. Il rapporto con le scuole naturalmente è un rapporto di presenza, quindi l'emergenza sanitaria ci ha obbligato a fermarci nel periodo del lockdown e anche adesso in questo momento non riusciamo a riprendere perché le condizioni non sono ancora ottimali, ma contiamo appena possibile di tornare nelle scuole e di continuare a portare la nostra testimonianza per le giovani generazioni che devono sapere e conoscere anche il passato, perché è dal passato che dipende anche il futuro. Noi dello SPCGL come sindacato lavoriamo da tempo con le scuole. Presentiamo diversi progetti nelle scuole che riguardano i temi della Shoah, i temi sulla differenza di genere, sul rispetto dell'ambiente e sulla memoria in modo particolare. Molto importante oggi come oggi parlare appunto della memoria, perché la memoria storica è fondamentale. Quindi il luogo migliore per, diciamo, raccontare la nostra storia è proprio farlo nelle scuole, perché i ragazzi possono avere consapevolezza di quello che è successo e che sappiano anche leggere il presente e che possano essere in grado di saper avendo lo sguardo nel passato, uno sguardo nel presente, anche capire quale futuro avranno. La mia esperienza con i giovani direi che l'ho cominciata nel programma del 25 di novembre. Non avevamo nessun contatto con i giovani finché non ce li hanno presentati. Questi ragazzi qua, la nostra proposta è stata appunto di parlare sulla violenza alle donne, che è un tema difficile, delicato, che secondo me, come tutti quanti, dai giovani non ci aspettiamo mai che loro possano esprimere invece le loro idee. Invece questi ragazzi hanno avuto il coraggio di metterci la faccia e parlarne. La faccia sulla violenza, ne hanno parlato, secondo me, sono stati bravissimi. Io dirò grazie a loro perché mi hanno fatto conoscere che ci sono dei ragazzi in gamba, che ci sono dei ragazzi che non è vero che sono così fannulloni, ma sono ragazzi che pensano, che hanno dei valori e che li hanno espressi in quel momento lì. Io trovo che non sarà l'ultimo momento del nostro incontro, ma spero di averne degli altri, perché per me è stato un arricchimento personale. Io ringrazierò chi me le ha presentati ed è stata un'esperienza che spero di ripetermi sempre. Come SPCGL nel distretto di Correggio sono stati portati avanti diversi progetti con le scuole di ogni ordine e grado. A Correggio si è parlato di legalità, c'è stato uno scambio con le scuole di Scampia. E una scuola di Correggio è stato visitato in un carcere minorile. E questo è stato, diciamo, penso un'esperienza per i ragazzi che gli ha fatto comprendere quanto sia importante vivere nella legalità. Altro tema che abbiamo presentato, per esempio alle scuole di fabbrica, abbiamo parlato degli stereotipi di genere, quindi anche questo con il teatro al Pedrazzoli, quindi un teatro pieno di ragazzi e studenti molto, molto attenti ed è stato, penso, un'esperienza positiva. Abbiamo parlato di diritti civili a Campagnolo Emilia, è stato fatto un viaggio a Roma.
a visitare Roma, a visitare il Quirinale. E io penso che questi siano tutti temi importanti per il teatro sociale e naturalmente abbiamo investito tempo e risorse per poter realizzare tutto questo. Come SPI CGIL continueremo con i nostri progetti, con le scuole, perché riteniamo che questi siano i temi che portiamo avanti, siano molto molto importanti.